PDL H24 in Piazza Duomo ad Acireale, il consigliere Coco fa presente le istanze di tanti cittadini che lamentano disagi con la chiusura totale della piazza. A Cicastello proseguono senza intoppi i lavori del collettore fognario, alla scogliera è in corso la realizzazione di una delle 5 stazioni di sollevamento. Calcio, dopo la sconfitta di Siracusa la Acireale riceve il Portici, serve una gara senza le sbavature viste al De Simone. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News. In apertura riflettori puntati su Acireale, dove si continua a parlare di ZTL. Ieri il dibattito durante i lavori del civico consesso con la proposta del consigliere Coco di aprire al traffico nelle ore di punta. Secca la risposta del sindaco, nessun dietrofront. Torna in consiglio l'atavico dibattito sulla viabilità ad Acireale, nello specifico sulla questione che spacca letteralmente in due la città, ZTL sì, ZTL no. A cercare una via di mezzo è stato il consigliere comunale d'opposizione Alessandro Coco, che durante i lavori del civico consesso che si è svolto ieri sera ha proposto all'amministrazione Barbagallo la possibilità di ripensare l'apertura di Piazza Duomo nelle ore più trafficate. Proposta che il consigliere ha ribadito ai nostri microfoni per venire incontro a quanti, soprattutto nelle ore di punta, restano imbottigliati nel traffico, anche in considerazione del fatto che presto, grazie all'attivazione delle telecamere e ai varchi, che come rassicura l'assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Vasta saranno operativi a breve, sarebbe più facile gestire il flusso veicolare. In consiglio ho sottolineato la necessità che nasca un dibattito, non abbiamo parlato di ZTL, abbiamo in realtà avuto un'imposizione da un giorno all'altro da parte dell'amministrazione Barbagallo, ma le conseguenze sono una città divisa, una città con tantissimi disagi e tra l'altro una città media, nelle sue dimensioni come Acireale non può avere i tempi di percorrenza che ci sono tra la parte nord e la parte sud, che soprattutto nelle ore di punta sono incredibili. Non si tratta di essere contrari alla ZTL, la ZTL è sicuramente un percorso di progresso che tutte le città hanno, lo ripetiamo tutti, si tratta di adattarla alle circostanze. Il nostro asse stradale non permette, come ad esempio a Catania o come in altre città, una chiusura. Tra l'altro le tecnologie oggi permettono un discorso di flessibilità, è quello che ho suggerito all'amministrazione, ad esempio nelle ore di punta non si capisce perché Piazza Duomo deve essere chiusa quando in realtà non passeggia nessuno e Acireale è completamente divisa, ci vogliono 40 minuti da Aciplatani al Corso Italia, non credo che noi ce lo possiamo permettere. Una proposta che non trova alcun riscontro, il sindaco Roberto Barbagallo spinge infatti sulla necessità di un cambiamento culturale sull'uso delle auto e pur apprezzando il dibattito in tal senso rilancia. Personalmente prevedo una città ancora più chiusa al traffico, con un ampliamento della zona, ma ancora è prematuro perché ancora ci mancano i nostri beni culturali che sono in una fase di ristrutturazione. Ritengo che il centro storico la chiusura del centro storico non si possa fermare solamente a Piazza Duomo. Ci vuole un dibattito, si dovrà parlare in quest'aula del futuro di questa città, perché veda la ZTL o l'isola pedonale non è solamente un problema di collegamento fra sud e nord, è un problema di visione futura di quello che vogliamo fare in questa città. È troppo semplice dire la città è spaccata in due, tante sono le città spaccate in due. Quando si organizzano le città e si chiudono al traffico determinate zone, chiaramente il flusso delle auto cambia, quindi anche con difficoltà, perché non lo nego, ci sono stati momenti, soprattutto in passato, dove ci sono state molte difficoltà che sicuramente dovremo sanare con il piano del traffico, con il piano parcheggi, cambiando anche mentalità. E sempre relativamente alla viabilità, con un assist da parte della consigliera Daniela Pavone, il sindaco ha annunciato ulteriori provvedimenti, ovvero la cancellazione della zona 30 e degli arredi urbani, una scelta della passata amministrazione costata circa 50.000 euro per l'acquisto di alcuni vasconi già ammalorati e per panchine dall'aspetto cimiteriale. Via le strisce a zigzag e spazio dunque alle strisce blu in un solo lato di Corso Savoia e Corso Umberto.
Ci spostiamo adesso ad Aci Castello, dove proseguono, come sentito dai titoli, senza intoppi i lavori del collettore fognario. In corso la realizzazione di una delle 5 stazioni di sollevamento. In tema di opere pubbliche, diversi sono i cantieri aperti, alcuni dei quali prossimi alla conclusione. La prima posa in pietra fu il 18 gennaio del 2017 e per la precisione sulla strada che da Aci Castello porta a Ficarazzi. Un giorno memorabile in quanto dopo un iter complesso fatto a suon di carte bollate si dava ufficialmente inizio ai lavori di realizzazione di una condotta fognaria per il convogliamento dei reflui da Aci Castello a Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano d'Arci. Durata dei lavori stimata in 27 mesi con inevitabili disagi subiti dai cittadini. Sono passati 6 anni e nonostante il cambio di sindaco l'opera non è ancora del tutto conclusa. Troppi intoppi hanno bloccato il proseguo dei lavori, specie quelli relativi alla costruzione delle stazioni di sollevamento, al punto da indurre l'attuale sindaco Carmelo Scandurra a scrivere alla procura. Ad Aci Castello sono 5 le stazioni di sollevamento previste e una di queste si trova in via Antonello da Messina, dove il cantiere ha preso il via a fine agosto. Le altre 4 ci sono alcuni problemi di carattere burocratico, sempre legati ai sottoservizi. Stiamo risolvendo anche questo e poi finiranno anche questi lavori. La Sicilia al passo d'Europa, questo quanto detto 6 anni fa in riferimento all'inizio dei lavori del collettore, in quanto attraverso quest'opera si poteva mettere fine alle continue infrazioni da parte dell'Unione Europea sugli scarichi reflui in mare. In tema di opere pubbliche, sul comune vi sono diversi cantieri aperti, alcuni che si avviano alla conclusione, altri invece prossimi ad iniziare. Intanto stanno continuando i lavori della piazza Luchino Visconti, quindi speriamo di completare nel più breve tempo possibile. Tra poco inizieranno i lavori della riqualificazione sotto il pozzo, sempre lì ad Aci Castello, accanto al porto. E poi inizia un altro lavoro importante che sono quelli dell'asilo nido comunale che ad Aci Castello manca. La gara già è stata aggiudicata, la ditta già c'è anche, quindi inizieranno tra pochissimo i lavori. Ci sono ancora quelli là del via Stazione, un'opera importante per la reggimentazione delle acque piovane. Adesso la cronaca. Arrestato ad Adrano un uomo accusato di maltrattamenti ed estorsione ai danni della moglie. Ad avvertire i carabinieri la figlia minorenne. I carabinieri della stazione di Biancavilla sono intervenuti la notte scorsa presso l'abitazione di una coppia di Adrano e hanno arrestato un 44enne già aggravato da precedenti di polizia per il reato di maltrattamenti in famiglia, aggravato dal fatto di averlo commesso in presenza dei figli minorenni ed estorsione. La pattuglia è stata allertata dalla centrale operativa di Paternò, che ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte di una minorenne, la quale ha riferito che si trovava a casa con la sorella più piccola e che il padre stava picchiando la madre. Pertanto i carabinieri hanno raggiunto velocemente l'abitazione in questione e hanno trovato in cucina la signora di 52 anni in evidente stato di agitazione con graffi e lividi al braccio sinistro, i 2 figli minori della coppia e anche l'uomo. La donna ha raccontato ai militari che da circa un anno la loro relazione era in crisi e che da 4 mesi il compagno la picchiava, insultava, estorcendole anche del denaro in quanto disoccupato. Lei, dopo essersi data da fare per trovare un lavoro e mantenere la famiglia, aveva trovato il coraggio per querelarlo, ma dopo un primo allontanamento di lui dalla casa familiare, lo aveva riaccolto e perdonato credendo che l'uomo potesse cambiare atteggiamento. Così invece non è stato, il 44enne ha continuato a tenere il solito atteggiamento violento, arrivando ad insultarla e percuoterla in diverse occasioni con schiaffi e pugni alla schiena, tirandole anche i capelli, soprattutto quando rientrava a casa la sera sotto l'effetto di sostanze alcoliche e psicotrope, fino a quella sera quando l'uomo avrebbe fatto trascorrere una notte insonne a tutta la famiglia in quanto avrebbe aggredito fisicamente la compagna, mettendole anche le mani al collo come per strangolarla. Successivamente si sarebbe dato alla fuga temendo l'arrivo delle forze dell'ordine per poi tornare e citofonare insistentemente al fine di rientrare in casa. I carabinieri intanto, giunti sul posto, hanno evitato che la situazione potesse degenerare. La donna è stata condotta in ospedale con un'ambulanza del 118 per le cure del caso, mentre l'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha poi convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza a Catania.
A Giarre, a distanza di poco più di un mese dal terribile incidente, era la notte del 30 agosto scorso in cui ha perso la vita il 17enne Mattia Musumeci, è stata inaugurata ieri in Corso Messina una panchina in memoria del giovane che, disarcionato dallo scooter che guidava, è andato a sbattere contro un palo della luce. Per iniziativa dei genitori, del fratello di Mattia Simone, della fidanzata Aurora e di un nutrito gruppo di amici di Mattia, alla presenza del sindaco Leo Cantarella, che ha condiviso l'iniziativa, è stata dunque inaugurata la panchina della memoria. Un sedile è stato posizionato nel punto esatto in cui è avvenuto il terribile incidente. Ci fermiamo adesso per una prima pausa pubblicitaria. A tra poco. Da Tomarchio Ottica e Fotografia, una buona opportunità per l'acquisto dei nuovi occhiali da vista per tutta la famiglia e con tutta la tecnologia delle lenti Rodenstock. Per il secondo occhiale da vista, con lenti anche differenti di gradazione, una formula conveniente per utilizzare un vantaggioso bonus. Tomarchio Ottica Fotografia OXO, Corso Italia 18A e B ad Acerra. Teo Bonaccorsi e Lidio Milazzo. Disponibile in tutte le librerie d'Italia, in tutti gli store e librerie online. Bella fresca l'insalata siciliana. Coltiviamo le nostre verdure nei nostri campi, genuine e pronte da gustare. Perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Bella fresca, produttori di verdure, non industriali di insalate. Opel a Catania è G-Auto. Scegli la tua. Vieni a scoprire quanti vantaggi e garanzie può offrirti la concessionaria. Assistenza sempre e su tutto. Consigli utili nella scelta dell'autovettura su una gamma completa. Valutazione di opportunità sui consumi. Concessionaria Opel a Catania in via Vitaliano Brancati 25. A Riposto sulla strada statale 114, chilometro 70-78. Meglio Opel. Dottoressa, cosa mi consiglia per il mio mal di testa frequente? Dottore, esiste un farmaco equivalente che costi meno ma altrettanto efficace? Mi sono trovata molto bene con la crema che mi ha consigliato. Prendo tutti questi farmaci. Mi fanno male, dottore? Farmacia in Pellizzeri. Sentiamo con gli occhi, vediamo con le orecchie, consigliamo con il cuore. Uno staff che lavora con passione e professionalità sempre a tua disposizione. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva, consulenza psicologica. Ti aspettiamo con il sorriso in via Giovanni Verga 47 ad Acireale. In apertura di seconda parte la nostra rubrica Il cittadino segnala. Buio fitto ad Acireale in via Mario Arcidiacono, questa la denuncia dei residenti. Ma l'assessore Licciardello assicura gli interventi necessari. Via Mario Arcidiacono ad Acireale, tracciato privo di sbocco, se durante il giorno questo sito si presenta pieno di vita per la presenza di due istituti dal notevole afflusso di studenti, al calar del sole finisce invece con il piombare nell'oscurità, nonostante vi siano numerosi residenti. La situazione diviene maggiormente critica anche dal punto di vista della sicurezza personale con l'arrivo della stagione autunnale e invernale, quando le ore di buio sono molte di più delle altre stagioni. Da qui la problematica trasmessa alla rubrica Il cittadino segnala, con cui viene evidenziato lo stato di disagio di tante famiglie che abitano in via Mario Arcidiacono,
per i quali l'illuminazione pubblica rappresenta un vero e proprio miraggio. Per l'assenza di un impianto e con le uniche lampade che rendono meno pesante il buio fitto, quelle dislocate nella vicina via Ludovico Ariosto. Uno scenario che crea apprensione nei residenti, in quanto può invogliare qualche malintenzionato ad entrare in azione nei confronti di chi fa ritorno a casa oppure esce per prendere l'auto posteggiata dinanzi casa. Poche settimane fa, peraltro, si è avuto il furto notturno di un bobcat nell'area del liceo classico Gulle Pennisi, dove erano in corso di svolgimento dei lavori. Alle sollecitazioni dei residenti per il posizionamento di un minimo di illuminazione si associano anche gli insegnanti del liceo classico Gulle Pennisi, che, in considerazione della loro attività pomeridiana, che vede sovente lo svolgimento di riunioni, li porta in tal modo a concludere il lavoro a sera, trovandosi dinanzi buio fitto. Una situazione già al vaglio dell'assessore ai lavori pubblici Salvo Licciardelle, peraltro in via di risoluzione a breve scadenza, con un intervento, probabilmente attraverso il posizionamento di fari, in grado di fornire quelle risposte che appunto i cittadini si attendono. Al riguardo, ha concluso Licciardello, non è la sola problematica che stiamo affrontando, in quanto sono al vaglio altre situazioni simili che necessitano della dovuta attenzione. No a liste d'attesa infinite, no alla privatizzazione del sistema sanitario nazionale. Questa mattina da Cireale, come annunciato, si è svolto un banchetto informativo del Tribunale per i diritti del malato, accompagnato nell'iniziativa da altre associazioni locali. Sentiamo. Come dice il nostro manifesto, se la salute è un diritto, la difesa della sanità è un dovere. E noi abbiamo sentito questo dovere e oggi stiamo chiamando le persone a rendersi conto di questa situazione che diventa sempre più praticamente ingestibile. Il Tribunale per i diritti del malato, Cittadinanza Attiva, sostenuto da altre associazioni locali, è dunque sceso in piazza stamane a difesa del Servizio Sanitario Nazionale. Troppe cose non vanno, troppi i disagi lamentati dall'utenza. Liste d'attesa enormi. Sanità solo per persone che se lo possono permettere, la gente non riesce più a curarsi perché praticamente non ci sono possibilità di accesso al Servizio Sanitario Nazionale e c'è una forma strisciante di privatizzazione di questo Servizio Sanitario Nazionale. Noi vogliamo più medici, più infermiere, più personale che possa accudire le persone e risolvere finalmente il problema della lista d'attesa. Quello che oggi stiamo vedendo con questo volantinaggio è la volontà delle persone di essere chiamate a partecipare e tanti ci stanno lasciando i loro recapiti per dire scendiamo in piazza, facciamo qualcosa, facciamoci sentire. Stiamo raccogliendo questo invito. Stand up for nuclear. Oggi fino alle ore 21 saranno presenti in piazza Garibaldi ad Acireale i banchetti informativi allestiti dal Comitato Nucleare per spingere l'opinione pubblica a riconsiderare il ricorso al nucleare come fonte di energia pulita e alternativa. Si è tenuta nei giorni scorsi presso il comune di Sant'Alfio la firma del protocollo d'intesa tra il comune e l'associazione Rea Onlus Violenza di Genere di Catania per l'apertura dello sportello antiviolenza e anti-stalking ATMA in via Vittorio Emanuele IV a Sant'Alfio. È importante la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul problema culturale e di mentalità insistito alla nostra società, che si è evoluta generando squilibri che necessitano di un lavoro di educazione sociale, principale obiettivo dello sportello ATMA. C'è bisogno dell'aiuto di tutti per combattere quella che è una vera piaga sociale, hanno ribadito i firmatari del protocollo d'intesa, il sindaco di Sant'Alfio, Alfio Laspina, la presidente dell'associazione Rea Onlus, la dottoressa Santi Mancuso. Testimonial dell'evento il giornalista di Rai 1 Giuseppe Lavenia, che ha evidenziato l'importanza dello sportello in un'epoca storica segnata da molti femminicidi. Stasera ad Acireale, come ogni giorno 7 del mese, in programma nella Basilica di San Sebastiano la Santa Messa con preghiera di guarigione, liberazione e consolazione.
Torna stasera alle 19 nella Basilica San Sebastiano di Acireale il consueto appuntamento mensile con la Santa Messa con preghiera di guarigione, liberazione e consolazione presieduta da Don Alessandro Di Stefano, esorcista della Diocesi di Acireale. Questa sera ci sarà questa celebrazione, così come ogni 7 del mese. Una celebrazione sotto la protezione e la devozione alla Vergine Santissima del Rosario. Il rosario è un'arma molto potente contro il demonio, per cui ho pensato sempre di dedicare il 7 di ogni mese a questa preghiera dove ognuno si incontra con il Signore. E questo, un incontro con il Signore, e da cui poi dipende anche un impegno nella vita, e questo può scaturire e portare nel cuore di ogni persona liberazione, guarigione, consolazione. È l'incontro con il Signore che ci libera. Più ci incontriamo con Lui, più entriamo in sintonia con Lui e più la nostra liberazione è autentica. E non è mancato un accenno da parte di Don Alessandro Di Stefano a proposito dei preparativi in vista dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano in programma il prossimo 20 gennaio. Innanzitutto attualmente la festa tradizionale, certamente. Novità ce ne saranno, soprattutto di testimonianze cristiane, vediamo un po'. E siamo già all'opera con il comitato e i vari comitati. Quest'anno abbiamo voluto fare questa bellissima esperienza di allargare un comitato di quasi tutta la città che collabora con la festa di San Sebastiano, che poi è tanto amato dagli acesi. Non è il patrono, certamente, Santa Venera, però è nel cuore di tutta Acireale e degli acesi. Sono molto contento che quest'anno a preparare la festa siamo in tanti, con entusiasmo, con gioia, con la gioia di stare insieme, con la gioia di venerare il santo con le debite e giuste opportunità, modi veri e semplici. E a proposito di appuntamenti in programma oggi ad Acireale, alle ore 18 in piazza Garibaldi sarà deposto un mazzo di fiori a perenne ricordo in occasione dell'80° anno dal martirio di Norma Cossetto. L'iniziativa Un fiore che non appassisce è stata organizzata dal Comitato 10 febbraio in collaborazione con l'Associazione Nuova Galatea e con il patrocinio del Comune di Acireale. Oggi alle 19.30 nella Sala degli Specchi del Comune di Giarre avrà luogo invece il 25° premio Monsignor Salvatore Giuffrida, iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale e Teatrale Carlo Parisi, con il patrocinio del Comune di Giarre e dell'Assemblea Regionale Siciliana. Nel corso della serata interverranno tra gli altri Lucia Cardillo, presidente dell'Associazione Culturale, il sindaco di Giarre Leo Cantarella, Alfio Privitera, parroco dell'Arcipretura Maria Santissima della Provvidenza e Girolamo Berretta, preside emerito del liceo classico Michele Amari. A condurre la serata sarà Graziana Nicodemo. I premiati saranno Alfio Zappalà, manager culturale e attore, e Daniela Rossella e Daniel Zappa, rispettivamente pianista, soprano e attrice e maestro e direttore d'orchestra, che riceveranno i premi Maschere d'argento. Ci fermiamo adesso per un'ultima pausa pubblicitaria. A tra poco. Siamo sul palco di Mondo Donna edizione 2023. Pensate, 10 edizioni. Mondo Donna è una kermesse che da 10 anni premia, ecco, il valore delle donne in qualsiasi campo, dal sociale all'arte, alla letteratura, alla medicina. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi, sabato e domenica ore 21 e 20, canale 199 in tutta la Sicilia. ACI Basket Acireale, la storia del basket. Galatea Pattinaggio, da 62 anni ad Acireale. Corsi di pattinaggio, corsa, artistico, freestyle. Dal 1 settembre sono aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2023-2024. Per iscriverti ad ACI Basket ci trovi in palestra presso il Liceo Scientifico Archimede tutti i martedì e giovedì. Puoi chiamare al 347 88 16 796. Per iscriverti alla Galatea Pattinaggio ci trovi in palestra presso l'Istituto San Luigi tutti i lunedì, mercoledì, sabato. Puoi chiamare al 347 54 20 109.
Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 51805. Autoriparatori di fiducia, da sempre. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo, del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Fino all'8 ottobre, sulla collezione di calzature Dr. Scholl, c'è il fuori tutto con il 70% di sconto. In apertura di terza parte, la sesta edizione della Via dei Tesori, alla scoperta del patrimonio culturale solitamente chiuso o non raccontato. Ricco il programma pensato per Acireale. Come per ogni autunno, diverse sono le iniziative pensate per le famiglie che vogliono trascorrere un weekend fuori città, ma anche per chi sceglie di rimanervi. Dal primo fine settimana di ottobre, Catania Acireale ospita la sesta edizione delle Vie dei Tesori, nata nel 2006 a Palermo e che progressivamente si è estesa all'intera Sicilia, registrando alti numeri in fattore di presenza e una ricaduta economica non indifferente in termini di indotto turistico. Per cinque fine settimana, fino al 5 novembre, è possibile visitare palazzi nobiliari, terrazze segrete, monasteri, chiese e cripte, giardini, musei scientifici, luoghi solitamente chiusi o non raccontati. Alla presentazione della sesta edizione al Palazzo degli Elefanti a Catania sono intervenuti il sindaco Enrico Trantino e la presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, Laura Nello, che hanno sottolineato l'importanza dell'iniziativa in termini di patrimonio culturale e il coinvolgimento di tanti giovani. Centinaia di ragazzi coinvolti, un entusiasmo meraviglioso, tutte le istituzioni a concorrere a questa grande festa con dei luoghi privati e pubblici che aprono per la prima volta. Le pietre che ci dicono chi siamo e dove andremo. Diventa un momento straordinario, soprattutto se riusciamo noi a creare questo coinvolgimento con i ragazzi. Abbiamo un patrimonio culturale di cui essere orgogliosi. Dobbiamo sperare che non solo i turisti, ma anche gli stessi nostri concittadini lo apprezzino più di quanto probabilmente a volte non fingano di non fare.
Ricco il programma di luoghi da visitare ad Acireale, 10 luoghi e 17 esperienze con il supporto del Comune. Il Museo del Tesoro della Basilica di San Sebastiano, che ospita i monili di cui è adornato il simulacro del Santo, i reperti minerali e animali custoditi all'interno del seminario vescovile, i preziosi volumi della Biblioteca Zelantea, la Barocca San Francesco di Paola, la Chiesa Settecentesca di San Raffaele ed ancora le chiese Santa Maria dell'Itria, Santa Maria Maddalena, il Museo del Carnevale, il presepe in stile partenopeo, il più grande mai realizzato a sud di Napoli. Non solo visite, ma anche laboratori nella Basilica San Pietro e Paolo, Santa Venera al Pozzo, nell'ex convento dell'Abbattia dell'Arcangelo Gabriele e poi lezioni di yoga. Per l'occasione saranno aperte anche Palazzo Martino Fiorini e la terrazza panoramica Raciti Palace. Promossa dal comune di Aci Sant'Antonio, si terrà stasera una passeggiata guidata per le bellezze del centro storico. A promuovere l'iniziativa l'assessora alla cultura e al turismo Agata Spinto. Ci ritroveremo in Piazza Maggiore e visiteremo una parte del centro, ricorda l'assessora. Partiremo dalla Chiesa Madre con le sue candelore e le sue tante opere d'arte, molte delle quali di Paolo Vasta. Andremo alla scoperta della Chiesa di San Michele, scrigno di arte e bellezza. Passeremo dopo dalla Chiesa di San Biagio, dove potremo assistere al tradizionale culto della Madonna del Rosario. Visitate le tre chiese che qualcuno associa alla Santissima Trinità che protegge il palazzo di città, andremo al Palazzo Cantarella, dove una foto con la statua bronzea del maestro Di Mauro sarà d'obbligo. Dulcis in fundo visiteremo il Museo del Carretto Siciliano, dove ci aspetteranno tanti artisti che mostreranno le loro opere insieme all'ONAV, che proporrà una degustazione di vini. L'appuntamento per questa visita culturale notturna è alle 19 in Piazza Maggiore. Parliamo adesso di sport. Il calcio: in Serie D l'Acireale cerca riscatto contro il Portici allo stadio Aci e Galatea dopo il KO con il Siracusa. Tornato da Siracusa con tanti applausi ma zero punti, l'Acireale non ha neanche il tempo di metabolizzare il KO di mercoledì, che si torna subito in campo. Avversario il Portici, inguaiato in classifica e che cercherà di fare l'impossibile per strappare punti dallo stadio Aci e Galatea. Servirà quindi il miglior Acireale, che dovrà cercare di ripetere la buona prova del De Simone, ma senza i vuoti di memoria che sono costati i primi due gol subiti per mano della capolista. Quando prendi gol sul calcio d'angolo è il blocco totale della squadra, marcando a zona sono venute meno alcune posizioni e questo è grave per quanto mi riguarda, non rispetto a singoli, non rispetto né difesa e centrocampo. Ci abbiamo lavorato, l'abbiamo analizzato e speriamo di non ricadere più in questi errori. Però ripeto, mi sono basato molto di più sulle cose positive che abbiamo espresso e speriamo di la prossima volta di concludere di più. Il Portici è un avversario molto tecnico ma anche molto ostico, che tra l'altro arriva da Acireale con la necessità di far punti. Ho visto una squadra molto organizzata, sa quello che vuole, una squadra giovane, è vero, però verrà qui anche con la cosa di fare punti. Mi auguro che noi reagiamo subito al colpo, alla sconfitta di Siracusa nel migliore dei modi, perché dobbiamo fare di tutto per portare a casa la vittoria. Sfida con poca storia alle spalle, quella tra Granata e Campania, appena tre precedenti, nel complesso favorevoli alla Acireale, forti di tre vittorie, due pareggi e solo una sconfitta. Primo confronto nella stagione 2018-2019, 2-0 allo stadio Aci e Galatea all'andata, pirotecnico 4-4 alla penultima giornata di ritorno. L'anno successivo sconfitta a Portici per 2-0 e vittoria allo stadio Aci e Galatea per 3-2. L'ultima doppia sfida, due stagioni addietro, con De Sanso già sulla panca Granata, pareggi interno per 1-1 sul campo di Aci Sant'Antonio, vittoria per 1-0 a Portici grazie alla zampata di Russo alla vigilia del big match contro la Gelbison. Insomma, bilancio casalingo confortante per i colori granata, che cercheranno il terzo successo interno negli scontri diretti con i campani, tre punti che consentirebbero poi a Maltese e compagni di andare sereni domenica prossima alla sempre difficile trasferta di Licata. Per cercare il successo De Sanso dovrebbe affidarsi a un 11 che potrebbe essere per 9 undicesimi quello che ha preso il via a Siracusa, le varianti tutte a centrocampo, dove Mile e Vanzan dovrebbero essere preferiti a Corigliano e Sticenco, quindi Zizzani è in porta, Maltese, Vaccaro e Sirimarco in difesa, Vanzan e Galletta esterni con Milo, Lucchese e Lavigne in mezzo e Cicirello affiancato ancora da Montaperto, visto il perdurare degli infortuni
infortuni di Savanarola e Romano. Arbitrerà il signor Muccignato di Pordenone, assistito da una coppia di guardaline tutta vibonese composta da Zappino e Trapasso. Fischio d'inizio alle ore 15 assieme ad altre 6 delle 9 partite in programma. Programma che vede le prime della classe attese dalle trasferte Trappola, con il big match alla Mezia dove arriva il Siracusa capolista e il Trapani in campo contro il Canicattì. Partita questa che inizierà alle 15.30. Altre gare interessanti di giornata sono la sfida tra Acragas e Vibonese, appaiata a quota 9, e quella tra Regina e Licata, match che testerà le reali ambizioni di entrambe le contendenti. In coda partite da non sbagliare per il Locri in casa con lo Ragusa e per la San Cataldese contro il Sant'Agata. Trasferte difficili per il Castrovillari fanalino di coda a casa al 9 e per la Gioiese in casa dell'Igea, gara che comincerà alle 16, turno di sosta per il San Luca. Calcio dilettanti in eccellenza nel girone A, occasione per restare in vetta per la Nissa. Nel girone B invece l'Enna fa visita al Gela. L'Enna sia tornato, lo hanno detto non solo il successo sofferto di domenica contro il Santa Croce, ma anche il turno di Coppa di mercoledì, che ha visto i gialloverdi pareggiare l'1-3 subito dal Mazzarone all'andata al Gaeta e poi imporsi a rigori. Testa ora che può tornare al campionato, dove divide la vetta del girone B di eccellenza con il Modica. Enna che si ritroverà a rincorrere, perché già oggi pomeriggio i rossoblù anticipano il match con la Messana e hanno buone chance di portare a casa l'intera posta in palio. I gialloverdi si ritroveranno quindi costretti a fare bottino pieno nella tutt'altro che facile trasferta in casa del Gela, secondo in classifica, gara che si profila come il big match di giornata. In un passo falso delle due battistrada spera il Paternò, risalito in seconda posizione grazie alla cinquina rifilata a domicilio al Real Siracusa, e che ora mira alla prima piazza chiedendo strada al derby contro il Mister Bianco 2011, vicinissimo non solo geograficamente, quasi una stracittadina, ma anche appaiato ai Normanni a quota 7. Assieme a Paternò e Mister Bianco 2011 a quota 7 ci sono anche Nebros e Mazzarrone, attese da compiti sulla carta meno complicati contro Ionica e Atletico 1994. Cercano punti per risalire la classifica la Leonzio contro l'Acque Dolcese e il Real Belvedere impegnato oggi contro la Leonfortese. Sa già di ultima spiaggia per il Santa Croce, ultimo in classifica il match di oggi contro il Milazzo. Nel girone A il big match è invece oggi pomeriggio, perché a Favara arriva l'Athletic Club Palermo, capolista del torneo assieme alla Nissa. Per i padroni di casa un'occasione di riscatto dopo una settimana buia, cominciata con la sconfitta interna proprio contro la Nissa e seguita mercoledì con l'eliminazione dalla Coppa ai rigori contro lo Sciacca. Un successo della Pro Favara favorirebbe però proprio la Nissa, che ha un impegno oggettivamente più facile contro il Geraci, ultimo in classifica, e ha il vantaggio di poter giocare conoscendo già il risultato delle avversarie. Insomma, obiettivo primato solitario e dietro l'angolo. Più difficile è la gara della vice capolista Mazzara 46 in casa del Misilmeri. Le sorprendenti e imbattute Castelbuono e Folgore Castelvetrano hanno l'occasione di vincere e restare in alta quota, ospitando rispettivamente Aspra Bagheria e Oratorio Marineo. Dopo il passaggio del turno in Coppa, Sciacca e Mazzara vogliono riprendere quota anche in campionato, cercando di sfruttare le gare rispettivamente in casa contro l'Accademia Trapani e in trasferta a Castellammare. Ha già l'aria dello scontro salvezza la gara tra Fulgatore e Castel Daccia. In promozione nel girone C il Nicosia capolista a sorpresa punta a rimanere da solo in testa a lungo, ma per farlo deve uscire indenne dalla sempre difficile trasferta in casa della Valdinisi e deve guardarsi dal bel passo, che insegue a due punti e ha un impegno sulla carta più morbido contro la Cicatena. Provano a tenere il passo delle prime la Russo Calcio in casa del Real Suttano e a C Sant'Antonio e Real Aci, appaiate a quota 7, impegnate la prima in casa contro il Santa Domenica Vittoria, la seconda sul campo del Villarosa. In coda a derby per il Calatabbiano in casa della Cegalatea. Nel girone D anticipo per la capolista Vittoria, oggi pomeriggio in casa del Mascalucia San Pio. Il big match di giornata è però domani a Frigentini, dove l'altra capolista riceve il Megara, terzo in classifica. Derby per il Palazzolo in casa contro il Canicattini, per l'Etnee gare interne per il Mister Bianco e Villaggio Sant'Agata contro Priolo e Scicli, trasferta in casa della Virtus Ispica per il Vizzini. Terzo turno nei tornei di prima e seconda categoria. Nel girone D di prima categoria fermo il Giarre, che recupererà mercoledì la gara in casa del Furci. Rischiano tutte e tre le battistrada impegnate in trasferta. Il Giardini in casa del Real Itala, il Real Rocchenere sul terreno della Virtus Etna, il Santa Venerina a Santa Teresa.
Derby da scintille tra Riposto e Mascali e tra Atletico Biancavilla e Zafferana. In casa il Lingua Glossa contro il Casalvecchio. Nel girone E invece derby oggi pomeriggio per il Belpasso, capolista Gravina, ma derby anche per quasi tutte le etnee, con Tre Mestierese, Atletico Catania, Campanarazzo e Palagonia che ricevono rispettivamente Motta, Gimnica Scordia, San Gregorio e Leo Soccer. Solo il San Pietro non affronta un derby, impegnato nella trasferta contro la Rinascita Netina. In seconda categoria nel girone D, tutti a caccia della capolista Troina che riceve la Vagualdese. Trasferta da gira oggi pomeriggio per la Stella Nascente. In trasferta invece il Tre Mestieri a Roccalumera. Derby per l'Alcantara Castiglione a Fiume Freddo. Nel girone E infine in casa il Real Sicilia col Terranova, in trasferta contro la Cane Cattinese, la Phil Bordon capolista, e a Rosolini contro la Pinetina il Calat. Turno di sosta per la Sanconitana. Diamo adesso uno sguardo agli altri sport. Nella pallanuoto in campo questo pomeriggio la Briz Acireale in Serie A1 femminile e la Nuoto Catania in Serie A1 maschile. Nel basket domani al via la Serie C con in campo il Giarre. La C-Basket intanto attende l'inizio del campionato. Tutto pronto per l'esordio casalingo della Briz Acireale, questo pomeriggio alle 16 la formazione accesa alla piscina Francesco Scuderi di Catania ospita il Bogliasco. Dopo la bella prova offerta sul campo della SIS Roma, la formazione di casa vuole provare a far punti. Di fronte ci sarà un avversario sicuramente alla portata delle ragazze di Carlo Zilleri, Bogliasco infatti alla prima giornata ha perso in casa contro il Rapallo. Weekend di riposo invece per l'equipe Orizzonte che ha già anticipato la sfida di questa giornata a mercoledì. Le etnee hanno avuto la meglio del Rapallo 12-8 al termine di una gara indirizzata sin da subito dall'equipe a proprio favore. Dopo i primi due parziali vinti con un buon margine, la formazione catanese si è limitata a gestire il vantaggio portando a casa i 3 punti. In Serie 1 maschile, in campo questo pomeriggio alle 15, la Nuoto Catania che sarà di scena sul campo della De Acker di Bologna. I rossazzurri, dopo la sconfitta alla prima in campionato, vogliono rifarsi. Non sarà facile perché contro ci sarà un avversario esperto e di categoria che però la prima giornata ha ottenuto soltanto un pareggio. Domani invece al via il campionato di Serie C unica di basket. Ai nastri di partenza ci sarà il Giarre che alla prima di campionato ospita tra le mura amiche del Palacannavò il Catanzaro. Organico in gran parte confermato per la formazione di casa rispetto allo scorso anno. Ai veterani Vitale, Marzo e Casiraghi si sono aggiunti gli stranieri De Dolco e Malù. Lucas. Confermati poi anche Saccone, i fratelli Leonardi e Radovic. Palla a 2 domani alle 18:30. Ci sarà invece ancora da attendere per la C-Basket che, come si ricorderà, ha rinunciato alla Serie D scegliendo di iscriversi in promozione. La Federazione Italiana Pallacanestro ha già pubblicato l'elenco delle squadre partecipanti al campionato denominato Divisione Regionale 1. Adesso si attendono i gironi e successivamente il calendario. Diamo adesso uno sguardo alle previsioni meteo per domani. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 17 e i 26 gradi. Venti deboli, mare poco mosso. Questa edizione di TG Reporter News si conclude qui, grazie per essere stati con noi, a voi tutti, buon fine settimana.